È in perfetta parità il bilancio nei precedenti tra Reggiana e Pavia. Le due squadre si sono affrontate 26 volte, vincendo 9 gare ciascuna e concludendo le altre 8 in pareggio. A vantaggio degli azzurri, però, ci sono la differenza reti ed il predominio nelle gare esterne, visto che sono imposti in 3 delle gare disputate a Reggio Emilia contro le 2 dei Granata. Nel 1984-85 la Reggiana è allenata da Fontana ed impatta 1-1 nell'allora stadio comunale, grazie alla rete di Cambiaghi, mentre il match di ritorno termina in perfetta parità. L'anno dopo, con Cadè in panchina, la squadra emiliana si impone di misura in entrambe le sfide, grazie a 2 conclusioni dagli 11 metri di D'Agostino. Curioso quello che accade nel 1987-88. All'andata, a Reggio finisce 0-0, mentre al ritorno la rete dell'indimenticato Frederick Massara, attuale dirigente della Roma, regala agli azzurri la salvezza. Il risultato però verrà vanificato dalla Federcalcio, che punirà l'allora presidente degli azzurri Achilli per un tentativo di corruzione risalente ad una gara precedente, quella con il Fano. Le due contendenti si ritrovano dopo quasi 20 anni nel 2003-2004. Campolonghi, Doppietta e Fanesi siglano il colpo esterno della Reggiana di Sala, che vince per 3-1 in trasferta. Ma la seconda gara sorride agli azzurri, con Ambrosoni e Di Nasio che fanno piangere rientrante Cadegari. Il precedente più dolce per gli azzurri si consuma però nel maggio 2011, con Benny Carboni in panchina il Pavia conquistò la salvezza, grazie al 2-0 sui Granata, evitando le forche caudine dei play-out. La stagione 2012-2013 vide una doppia affermazione di misura del Pavia sugli emiliani. Nel campionato seguente, i Granata si imposero per 1-0 a Fortunati grazie alla rete messa a segno da Rampi, mentre al ritorno la gara si concluse sul 2-2 con i gol pavesi di Speziale e Carraro. Pavia e Reggiana si sono incontrate anche nella scorsa edizione della Coppa Italia di Lega Pro. I pavesi spugnarono il Mapei Stadium per 2-1, con i gol siglati da Ferretti e Soncin, che ribaltarono il vantaggio iniziale degli emiliani realizzato da Siega. Infine l'ultimo precedente risale al 6 dicembre scorso, con il sofferto pareggio a reti bianche conquistato dagli azzurri al Mapei, penultima gara dell'era Marcolini.